parlato tanto, diciamo, in questo periodo di giovani nelle liste, e quindi ho il piacere di presentare la più giovane della nostra lista, tra l'altro una ragazza, Maria Musso. Ciao, grazie a tutti, buonasera. Io è la seconda mia esperienza, la prima volta ci tengo a sottolineare perché non me ne vergogno, anzi sono fiera. Ho partecipato nel gruppo Paese Libero 5 anni fa, candidandomi come consigliera con il sindaco Sebastiano La Maestra, e credo che non sia stato vano. Adesso invece quest'anno ho accettato questa candidatura a sostegno del dottore Bombara, certa che potrò avere un ruolo per il raggiungimento degli scopi comuni e di tutte le esigenze della nostra collettività. In particolare, essendo insegnante di danza, mi occuperò più specificatamente e unitamente ai miei colleghi delle attività del tempo libero, dello sport e dello spettacolo, nel campo della formazione e istruzione che tantissima importanza hanno nella crescita culturale e psicofisica dell'individuo, nel bambino come nell'adulto e nell'anziano. Una parte importante del nostro programma afferma l'esigenza di assegnare spazi di incontro per la terza età. La struttura dell'Opera Pia, per esempio, potrebbe serenamente divenire uno di questi luoghi, dove sarebbe interessante, tra tante altre attività, inserire anche quella di tramandare da anziano a bambino la storia e le antiche tradizioni che ci appartengono. L'importanza della danza e dello sport nell'infanzia e negli anziani come elemento di crescita e socializzazione sarà un punto dove desidero dare un notevole contributo. Inoltre mi sta molto a cuore la situazione sociale anche dal punto di vista umano e morale del mio paese ed auspico ad un rinnovamento collettivo evidenziato dall'equità sociale e dalla trasparenza estesa a tutti i cittadini. Mi batterò inoltre affinché i giovani e le risorse umane del nostro paese siano sempre aiutati, tutelati nei loro diritti e agevolati nell'inserimento in campo lavorativo e culturale. Ed ho scelto il dottore Bombara perché so che mi sosterrà nel mio impegno con la dovuta attenzione e sensibilità. Grazie. Ringraziamo Maria Musso.